quando iniziare il trattamento nei pazienti con sclerosi multipla e quanto importante è anche l'approccio immunologico in questi pazienti. Ne abbiamo parlato con il professor Diego Centonze durante la 50ª edizione del Congresso Nazionale dei Neurologi Italiani, la SIN, che si tiene a Bologna. Professore, si parla sempre di più di terapia precoce per la sclerosi multipla che vada incontro sia all'infiammazione che alla progressione della malattia. Quanto è importante questo concetto? Sì, come dice correttamente, è un concetto che ormai possiamo considerare acquisito. Per molto tempo si discuteva se eventualmente ritardare il momento del trattamento per quei pazienti che non davano da subito manifestazione di una forma particolarmente aggressiva di sclerosi multipla. Purtroppo abbiamo visto in realtà che anche le malattie che in apparenza hanno un decorso più benigno tendono nel tempo ad aggravarsi e a questo dobbiamo aggiungere che i farmaci certamente esplicano il loro migliore potenziale terapeutico se somministrati all'inizio della malattia. Lo stesso farmaco che viene prescritto a un paziente anche 1 o 2 anni dopo la diagnosi, quindi con un ritardo in apparenza molto piccolo, e in effetti sappiamo che non ha la stessa efficacia. Professore, quindi parlando di appunto ridurre l'infiammazione, andando incontro quindi anche a una riduzione della progressione della malattia, ci vengono in aiuto gli anticorpi monoclonali. E qui ci viene incontro ocrelizumab, che è appunto un anticorpo monoclonale su cui sono stati presentati recentemente al congresso ECTRIMS di Stoccolma i dati di estensione fino a 6 anni degli studi di fase 3. Oltre ad avere già ora un'esperienza di 1 anno e mezzo nella pratica clinica. Beh, partiamo proprio da questa molecola. Cos'è e come funziona? Sì, ocrelizumab è una molecola molto interessante. Si tratta di un anticorpo monoclonale che in modo selettivo colpisce le cellule del sistema immunitario di tipo B. Sono quelle cellule che abbiamo conosciuto principalmente come essere i precursori delle plasmacellule, che a loro volta producono gli anticorpi, ma che invece l'immunologia più recente ci ha insegnato a considerare come all'incrocio, al crocevia di tantissime vie immunologiche, quindi non soltanto la produzione di antigeni, ma anche la presentazione dell'antigeno, la produzione di citochine infiammatorie. Ocrelizumab, colpendo selettivamente queste cellule, disinnesca un meccanismo fisiopatologico particolarmente rilevante per la sclerosi multipla. Il farmaco ha dimostrato una grande efficacia nei pazienti di sclerosi multipla, direi in tutte le fasi e di tutti i fenotipi clinici, non soltanto la forma cosiddetta remittente recidivante, ma anche la forma progressiva, primariamente progressiva, e questa è la prima volta che succede, è il primo farmaco che ha dimostrato efficacia contro una forma considerata per lungo tempo soltanto dipendente da meccanismi neurodegenerativi. In realtà ocrelizumab, che ha certamente un'azione sul sistema immunitario, si è dimostrato efficace anche sulla forma progressiva, in qualche modo insegnandoci qualcosa sulla natura stessa della malattia progressiva, che quindi sappiamo essere guidata anche laddove non riusciamo a coglierla con gli strumenti clinici o con gli strumenti di risonanza magnetica a nostra disposizione, comunque da una base infiammatoria. Ecco, professore, tra l'altro, appunto, dicevamo, sono stati presentati questi studi di fase 3 di estensione, ma c'è anche un'esperienza real world. Negli studi e anche nell'esperienza c'è sempre anche il suo gruppo. Cos'è che viene fuori da questa esperienza, soprattutto quella real life sul paziente, che indicazioni ci dà? L'esperienza real world, così come gli studi di espansione di ocrelizumab, hanno confermato l'ottimo profilo del farmaco in termini di rapporto tra efficacia e sicurezza. Quindi certamente nell'esperienza clinica di real life, così come negli studi di estensione sui pazienti con forme remittenti recidivanti, ocrelizumab si è dimostrato particolarmente efficace nel controllare pressoché completamente l'attività infiammatoria dei pazienti. Professore, andando al suo centro, come pratica clinica, quanti pazienti avete trattato, gestito con questa molecola e quali sono gli outcome?
Per il momento da noi al Neuromed a Pozzilli abbiamo trattato una settantina di pazienti con ocrelizumab. I risultati sono assolutamente rassicuranti, sia in termini di efficacia che in termini di sicurezza. Non abbiamo avuto sorprese di alcun genere, ritrovando nella nostra pratica gli effetti benefici e anche la grande sicurezza che è emersa dagli studi registrativi. Quindi assolutamente questo primo anno e mezzo di esperienza clinica real life è molto positiva. Quindi trattare un paziente con una molecola del genere cosa vuol dire in termini anche pratici per il paziente e anche per l'ospedale, per i medici? Beh, intanto la praticità del farmaco è insita nella sua comoda scheda e modalità di somministrazione, quindi infondere un paziente ogni 6 mesi certamente dà al paziente una grande libertà e dalla cura. A questo si aggiunge il fatto che avendo un controllo pressoché completo sulle ricadute cliniche o sulle inattese e riattivazioni della malattia, in realtà il paziente è frequente un centro sclerosi multipla probabilmente meno assiduamente di quanto non sia la regola per molti pazienti. Perfetto.